Benvenuti alla scuola secondaria di primo grado Giacomo Sani di Castelmassa. Anche quest'anno l'Open Day è una buona occasione per far conoscere meglio il nostro plesso. Noi alunni vi condurremo in un piccolo viaggio, seppur virtuale, nel nostro mondo scolastico. Il salto verso una nuova scuola lo sappiamo bene, può spaventare. Ci si siede il primo giorno di scuola nei nuovi banchi, con nella testa tante domande e curiosità. Per questo motivo, il viaggio inizia. Una cosa è certa, questi 3 anni in cui crescerete e cambierete voleranno. È ora di entrare a scuola. La sentite la campanella? Ad accoglierci ci sono i nostri prof e i nostri insostituibili collaboratori scolastici. La scuola Sani ospita 7 classi, quasi tutte dotate di LIM, che sono per noi ragazzi un importante supporto durante le lezioni. Anzi, la tecnologia ci ha permesso di varicare le frontiere per portare avanti le attività del progetto Erasmus Plus, dal titolo Looking for Footprints. Non potendo viaggiare, le attività stanno procedendo a distanza. Le nostre classi prime, lo scorso anno scolastico, in alcune mattine, si sono collegate con i compagni spagnoli e portoghesi e hanno presentato il frutto delle proprie settimane di lavoro, un logo, un fumetto relativo al mito di Fetonte e giochi per far conoscere il nostro patrimonio culturale. Del progetto i nostri compagni hanno detto: l'esperienza dell'Erasmus è stata molto educativa per noi e anche molto divertente. Abbiamo imparato molte cose, per esempio comunicare in inglese con persone che non abbiamo mai visto. Abbiamo imparato parole nuove, ma soprattutto ci siamo divertiti moltissimo. Quando però è arrivato il momento di presentare tutto, che agitazione! Un'esperienza unica che non sarebbe stata possibile senza un instancabile lavoro interdisciplinare, un modo di lavorare nel quale i nostri docenti credono che ci aiutino ad imparare. Ma continuiamo il nostro viaggio. Al primo piano della nostra scuola troviamo diversi laboratori. L'aula d'arte. Qui possiamo imparare a usare i colori, sperimentare con ogni tipo di supporto, a creare forme con diversi materiali. L'aula di musica. Qui veniamo accompagnati nel viaggio fra suoni e ritmo, per scoprire i segreti di un linguaggio che affascina tutti i ragazzi, e non solo. L'aula di informatica in questi ultimi anni è stata rinnovata e ammodernata, con più efficienti PC e una smart board dalle molteplici funzionalità. La nostra scuola però si caratterizza anche per i progetti che vengono realizzati, seppur ridotti in questi ultimi 2 anni a causa della difficile situazione, le nostre docenti di lettere portano avanti la collaborazione con la biblioteca Fornasi di Castelmassa per guidarci nella scoperta della bellezza dell'uso delle parole. A tal proposito stiamo organizzando anche una piccola biblioteca interna al plesso che faccia supporto ai laboratori di lettura e scrittura. Fiora l'occhiello del nostro istituto da anni sono progetti in lingue. Molto stimolante per noi ragazzi è certamente l'esperienza del lettorato. Docenti madrelingua inglese e spagnoli affiancano i nostri insegnanti e ci permettono di vivere un'esperienza immersiva in lingua. In questi 2 anni anche queste attività si sono svolte via Meet, ma è stato importante non rinunciare a questa attività formativa, nonostante tutto. Importante l'opportunità data dalla nostra scuola attraverso il percorso di certificazione linguistica Trinity, che permette agli alunni di classe terza di mettersi veramente alla prova con le proprie abilità in lingua inglese. La settimana di educazione civica ci ha permesso di lavorare in modo laboratoriale e interdisciplinare e di riflettere su un tema importante come quello dell'identità. Con l'associazione Plastic Free è iniziata un'attività rivolta a tutte le classi per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e ad un utilizzo più consapevole delle risorse. Intanto abbiamo cominciato dando una bella ripulita a alcune zone del paese. Partecipiamo poi ad iniziative promosse da istituzioni e associazioni al territorio, come la recente inaugurazione della nuova scalinata rossa a Castelmassa, che è stato un modo diverso per continuare la riflessione iniziata in classe sul tema della violenza sulle donne. Ci sarebbe molto altro da raccontare, ma sarà sicuramente piacevole scoprirlo insieme a partire dal prossimo anno scolastico. Grazie per l'attenzione.